Amici di Lux74 Channel, benvenuti a un nuovo video. Lo so che lo aspettavate, lo so, ragazzi, però purtroppo le cose sono così. Era un po', e questo video vi dirò, è stato anche molto problematico partorirlo. Vuoi perché poi me ne capita di tutte. Metti caso che mi sento male io, mi succedono casino di mamma, mi si rompe la macchina, problemi al lavoro, problemi con la mia donna, problemi con quello, può succedere, poi c'è da pagare le bollette, c'è da pagare l'affitto, c'è da fare casino, c'è qui, c'è da trombare, c'è da qui, è un casino, ragazzi, è un casino. Quindi, bando alle ciance, questo è un bel videino natalizio, saremo insieme una mezz'oretta buona, vi divertirete, ve lo garantisco, e perché c'è da vedere delle cose belle, questo tavolo lo vedete vuoto, ma presto si riempirà. Con cosa? Con cosa? Questo lo scoprirete dopo la sigla! Perfetto, quindi come avrete capito dal titolo di questo video, qui si parla nuovamente di Commodore, quindi torniamo in tema nel canale. Torniamo in tema come? Facendovi anche vedere qualcosa di bello che ti entusiasma, che vi emoziona, perché so che queste cose vi piacciono. E quindi è il momento adatto e quello giusto, perché per Natale, per le feste, si aveva sempre in regalo qualcosa, che poteva essere un Commodore 64, una console, un trenino elettrico, una macchinina telecomandata. Però il bimbetto più fortunato riusciva ad avere un oggetto come questo, ovvero il Commodore 128. Ma cos'era il Commodore 128? Il Commodore 128 era una macchina molto importante, perché era un po' il riscatto della Commodore, visto il casino successo con la serie 2S4. Quando parlo di serie 2S4 mi riferisco al Commodore 16 plus 4 e 116, ovvero la totale incompatibilità di queste macchine. Ma in questo caso Commodore nel 1985 si rifece e disse: no, questa volta mi frego. Quindi Commodore 128, che è Commodore 64 per 2, capiremo perché abbiamo da farvi vedere la storia di questo oggetto qua, dove poi vedremo anche che questo Commodore 128, che voglio far notare a tutti quanti, è un new old stock. Ovvero cosa significa? Che quando un oggetto è new old stock significa nuovo, mai utilizzato, mai aperto, e raramente si trovano oggetti come questi. Qui devo ringraziare un mio ex compagno di scuola, ovvero Lorenzo, che saluto, che dicendomi: Luca, io ho questo Commodore 128 che era di mio nonno, che lavorava nell'aeronautica militare, capiremo poi perché, e perché lo vedrete da cosa c'è dentro, che mi fu regalato, non l'ha mai adoperato perché lui aveva un IBM. Come si fa? Io non lo so. E quindi in questo Commodore 128 era presente anche, ed è presente anche, il suo datasette e il suo joystick molto particolare. È una cosa veramente, cioè, trovare un oggetto così ai giorni nostri nel 2023 credo che sia molto difficile e molto raro. Ma quindi, bando alle ciance e godiamoci, tagliando tutto,
godiamoci questa bellissima macchina col contributo della nostra regia. Prego! Ah, il 128, che tempi. Per parlare di lui bisogna tornare indietro al 1969, quando negli stabilimenti Fiat si pensava a sostituire l'ormai vetusta Fiat... Ma Fabri! Che? Ma che stai a di? Come che stai a di? Dove fa il 128 oggi? C'è scritto chiaro e tondo. Ma no, ma... Il Commodore 128! Il Commodore? Il computer? Ma che c'è secca con noi, scusa? Che? Ma non lo so... Aspetta... Oh... Dove che siamo andati a finire? Scusate, che è sta pagina? Fabri, non lo so, qua c'è scritto Look 74, ma che è? No, che ne so, io boh, se, oh, comincio a avere paura, C'ho paura, raga, voglio la mamma, lasciate, perlomeno voi iscrivetevi, fate qualcosa, boh, che ma 118! Ma cos'è sta roba? Ma cosa ci combina la storia della 120? Ma no! Regia, non questa storia lì, quella del Commodore 128, non quella della Fiat 128. Dai, vai indietro a Nasti e rimetti la modino. Tra l'altro, scritta dal grande Carlo Sant'Agostino. E quindi la storia deve essere fatta a modino. E quindi godiamocela, la storia del Commodore 128. Vai, vai la regia, vai. Ma mettivela giusta ora, rompe coglioni. Dai, forza. Commodore 128, noto anche come C128, è stato l'ultimo computer 8-bit prodotto e commercializzato da Commodore. Viene presentato nel gennaio del 1985 al CES, Consumer Electronics Show di Las Vegas, e viene presentato 3 anni dopo il suo predecessore, il Commodore 64, il computer più venduto negli anni 80. Le sue principali caratteristiche: 128 KB di RAM, dalla quale deriva appunto il suo nome, un'uscita video dedicata a colori di 80 colonne, una CPU aggiuntiva, lo Zilog Z80, che consente di eseguire il sistema operativo CPM in alternativa al BASIC. BASIC che è nella versione 7.0. Piccola nota, ma quanto fa strano leggere la parola Microsoft in un Commodore? Dicevamo, la presenza dello Z80 e l'enorme libreria software CPM che offriva nel 1985, unita alla libreria software del C64, ha dato al C128 una delle più ampie gamme di software disponibili tra i suoi concorrenti all'epoca. Il progettista hardware principale del C128 fu Bill Aird, che aveva lavorato precedentemente alla linea del Commodore 16 e Plus 4. Altri ingegneri hardware furono Dave Haney, mentre il lavoro di progettazione dei circuiti integrati fu svolto da Dave Diorio. Il software fu sviluppato poi da Fred Bowen e Terry Ryan, mentre il sottosistema CPM da Von Ertwine. Nel 1984, un anno prima del rilascio del Commodore 128, Commodore rilasciò i nuovi modelli C16 e Plus 4, che furono percepiti dalla stampa come un seguito al VIC-20 e al C64. Ci si aspettava quindi che migliorassero le capacità dei rispettivi modelli. Ma purtroppo la risposta del pubblico al Commodore 16 e al Commodore Plus 4 fu una delusione totale. Commodore dovette correre ai ripari. Ma che idea ci hanno avuto a fa' quel troiaio di 2-7-4? È tutta una serie nera, ci infilo le assette, dischetti, ma preso forte, Ed. Guarda me la bellino 64. L'avrebbero loro risgargiati, ci cariato di tutto. Lì mi è toccato spendere una marea di vaini e ho dovuto buttare tutte le periferie. Vi ho un po' lo spettro, e fu prima, e santa di Dio, mi importa una sega, guarda. Jack, hai fatto un casino, hai voluto fare il Plus 4, non lo compra nessuno. Ma allora se lo fa? Lo fa un computer nuovo, si chiama 64x2, 128, ti garba 128, è bellino il nome. E si può fare nuovo ora e poi si venderà quando ci apita. Si butterebbe il troiaio di 16, eh? Va bene, ti garba 128. Codor, cazzone!
Commodore quindi iniziò subito a pubblicizzare l'uscita di un nuovo computer chiamato C128, reale evoluzione del C64. Gli obiettivi di progettazione del C128 inizialmente non includevano la compatibilità al 100% con il C64. Ma successe che Bill Aird fu avvicinato durante la presentazione del Plus 4 da una sviluppatrice Commodore, che era rimasta molto delusa dal fatto che il pacchetto software educativo che aveva appena scritto per il C64 non sarebbe stato compatibile con il nuovo computer. E quando il reparto marketing di Commodore ne venne a conoscenza, decise di annunciare la totale compatibilità del nuovo C128 verso il parco software del C64. Incorporando le ROM C64 Basic e kernel originali nella loro interezza, 16 kg in totale, il C128 raggiunge quasi il 100% di compatibilità con il Commodore 64. È possibile accedere alla modalità C64 in tre modi: tenere premuto il tasto con logo Commodore durante l'avvio, immettendo il comando GO64 e rispondendo YES con la Y alla domanda Are you sure? Terzo e ultimo modo per accedere alla modalità C64 è avviare la macchina con una cartuccia Commodore 64 inserita nell'apposito slot. Quando il 128 viene acceso, lo Z80 è attivo per primo ed esegue quel codice di avvio che controlla anche il bootloader di un eventuale floppy disk, la quale, se inserito nel drive 1570 oppure drive 1571, permetterà al Commodore 128 di caricare direttamente il sistema operativo senza nessun tipo di comando all'avvio. Se nessun disco verrà rilevato all'interno del drive, il Commodore 128 partirà nella modalità 128. Una macchina splendida, raffinata, dove un computer era l'equivalente di tre computer, CPM, C128, C64. Alla fine però la totale compatibilità del 128 con il C64 è stato proprio il punto che ha funzionato più contro il 128 che per esso. Infatti, poiché il 128 esegue praticamente tutto il software del C64, apparve relativamente poco software per la modalità nativa del 128, probabilmente nell'ordine di 100-200 titoli commerciali. Detta in parole povere, la clientela acquistava il Commodore 128, ma lo utilizzava in modalità C64. Verso la fine del 1985, Commodore rilascia una nuova versione del C128, con un telaio ridisegnato simile all'Amiga 1000, chiamato Commodore 128D. Questo nuovo modello presentava uno chassis in plastica con una maniglia per il trasporto sul lato, incorporava un'unità disco 1571 nello chassis principale e sostituiva la tastiera integrata con una removibile. Nel 1986 viene rilasciata una nuova versione del C128D, denominata C128DCR, dove CR sta per Cost Reduced, costo ridotto. Questo modello presenta un telaio in acciaio stampato anziché in plastica, viene rimossa la maniglia per il trasporto e la ventola, anche se rimane una predisposizione interna. Tutto questo fa capire che il Commodore 128D e DCR erano anche per uso professionale. Le persone però che desideravano macchine aziendali acquistavano quasi esclusivamente cloni di PC IBM già prima del rilascio del C128. La disponibilità di compatibili IBM a basso costo, che in alcuni casi venivano venduti a meno di un sistema C128 completo, fece deragliare la strategia di Commodore per il C128 come prodotto per piccole imprese. Inoltre non si poteva competere neanche con i nuovi sistemi a 16 e 32 bit. Quando il C128 uscì di produzione nel 1989, costava a Commodore quasi quanto un Amiga 500 e doveva però essere venduto a diverse centinaia di dollari in meno per mantenere intatta l'immagine di marketing di fascia alta di Amiga. Per Commodore, inoltre, l'introduzione del C64C, ridisegnato nel 1986, portava al fatto che ogni 64C venduto realizzava un guadagno netto molto maggiore rispetto alla vendita di un C128.
Già nel gennaio 1987 la rivista InfoWorld riferiva che tutte quelle voci sulla morte imminente del C-128 potrebbero avere qualche fondamento nei fatti, affermando che Commodore voleva dirottare risorse economiche per aumentare la produzione di 64C e dei suoi cloni PC. Veniamo alle battute finali. Le unità prodotte in totale sono state circa 4 milioni di esemplari. Queste comprendono sia il 128, sia il 128D che il 128DCR. Voglio lasciarvi con una chicca, una piccola curiosità. Inserendo il comando SIS 32.800,123,45,6, ovviamente in modalità 128, rivelerà una schermata con un elenco dei principali sviluppatori della macchina, seguito dal messaggio Link Arms Don't Make Them. Avete visto che bella storia? Questo per farvi capire quanto una volta i computer, le macchine che, con la quale potevamo giocare, avere, dietro c'era tutti questi risvolti molto particolari che facevano capire cosa c'era dietro a un semplice oggetto che noi potevamo usare per giocare. Ma vediamolo nel dettaglio, perché so che aspettate di vedere questa succulente primizia. E allora vediamola da vicino. Innanzitutto partiamo dalla scatola, perché è uno splendore vederla così. Una scatola di un Commodore 128 che è veramente tenuta in condizioni eccellenti. Forse non rende l'idea, e sicuramente ce ne saranno migliori, nel senso che ci sono delle crepettine, i collezionisti, quelli attenti, perché praticamente era pieno di polvere. Era semplicemente pieno di polvere. Quindi in questo caso è stata rimossa, non da me, io ho dato una pulita ulteriore e questo è il risultato. Ma vediamo che c'è all'interno, perché lo so che aspettate con ansia. E allora accendiamo i riflettori e apriamo questa scatola. Prima però mi vorrei soffermare dalle condizioni della scatola, che come vedete purtroppo delle macchie ci sono, con la luce sono più evidenziate, ma si presenta in ottime condizioni per essere comunque un oggetto che ha sulle sue spalle più di 30 anni. Domanda per il pubblico più esperto: ma avete mai visto questo modello di mouse 1350? Io no. E quindi ora è arrivato il momento di aprirlo. Con molta delicatezza. Molta delicatezza andiamo a vedere. Ma cos'è? Perché basta col 128, basta! Dicevamo, è il momento di aprire questa stupenda scatola. Mamma mia! Cioè, ragazzi, io vi dico, vi faccio notare solamente le condizioni estetiche e come è stato conservato questo Commodore 128, che, come torno a ripetere, è un new old stock. Qui abbiamo un bigliettino. In questo bigliettino c'è la data e tutto il resto. Un attimino che lo tappo. Eccolo qua, egregio tenente, colonnello, eccetera eccetera, 5600 Pisa, e all'interno c'è Natale 1986, migliori auguri Gnagnazzi. Da questa azienda veniva questo tipo di computer. Ora capiremo perché è un regalo, perché si capisce da tanti fattori, ma tiriamolo fuori dalla scatola. Anzi no, apriamo il vano laterale. Porca miseria.
Ci sono ancora tutti i cavi che hanno ancora la loro reggettina. Questa qua la vedete? La loro reggetta montata dalla Commodore. Vi invito solo a guardare le condizioni di questo alimentatore, che sono pari a quelle della macchina. Non è stato mai usato, si vede anche dal fatto che forse è stato acceso una volta, ma io lo sto tirando fuori per voi, insieme a voi. Vedete questi piedini che di solito sono sozzi, neri, sono puliti, e io non l'ho puliti, che figuriamoci se ho provato un alimentatore e ho scollegato un alimentatore con le sue reggette originali. Con molta cautela andiamolo a rimuovere dal suo polistirolo, dal suo alloggio, dal suo giaciglio. Guardate, guardate i polistiroli, logo Commodore, logo Commodore, più piccino e più grande, questa la vedo ora. Oh, guarda caso, più piccino e più grande. O perché? Vediamo il suo nonna e fava. E basta con la 128, basta, non ci incastra niente la Fiat 128. Vediamo le condizioni della manualistica che è all'interno. Dopo vediamo la macchina. Questa è la guida introduttiva in italiano. Allora, scusate, ma guardate le condizioni. Questa non è stata mai sfogliata. Di solito vedi un pieghino qui, qualcosa. Questa la sto aprendo io, penso, la prima volta. Questo è veramente il new old stock che noi adoriamo a trovare in queste macchine qui. Il dischetto CPM, ancora con l'adesivo stop. Questo qui non lo togliete, attenzione, sta attento a leggere i termini e le condizioni della licenza, perché questa compagnia rompe ca. Questo era il dischetto CPM che serviva per fare il boot del CPM. È ancora nuovo, mai aperto. Di solito li trovate con questo tagliato, perché mi ha comunque provato, anche se non avevi un CPM, per vedere cosa c'era dentro. Questo è ancora da aprire. Ah, guardate come sempre le condizioni, La guida, quindi manuale di sistema, stesso discorso, con i suoi anelli intatti, non c'è uno strappo, non c'è niente, non c'è nulla. Questo è nuovo, ragazzi, nuovo intonso, nuovo intonso. C'è una, cos'è qui? Ah no, questo è un foglino un pochino uscito fuori. È nuovo intonso, ragazzi, è bellissimo, è una cosa bellissima. Tutto in italiano, Come notate, è lo stesso manuale 128-128D, praticamente era lo manuale che comprendeva tutte e due le macchine. In ultimo abbiamo la garanzia, dove voglio far notare una cosa. La garanzia PC128. Dicevamo, dove non c'è un timbro, non c'è nulla, non c'è una data d'acquisto, non c'è una data di consegna. Poi vi spiegherò perché. Perché questa è la cosa fondamentale di questo Commodore 128. Che bellezza. Questo ci posso mettere anche la data di oggi io. Egregio, tagliando i cognome e nome, anno di nascita, indirizzo, data di acquisto, ci metto 23 dicembre 2023 e la garanzia diventa valida per 6 mesi. In ultimo abbiamo questo Digital Research. Questo è un po', c'è finito qualche tarma, qualche cosa, qualche tarlo, qualche è l'unico foglio un po' sciupato, l'unico fogliolino, come diciamo qui in Toscana, un po' sciupato. Ma qui sono end user, quindi Digital Research, programma license di questa Digital Research, insomma, questa io non l'ho mai visto, sto fogliolino lì. Insomma, questo per farvi capire che c'è anche questo fogliolino, quindi questo bel papier di manuali perfetti, assolutamente nuovi, intonsi. Vediamo da vicino la macchina. Io lo so che molti di voi in questo momento vorrebbero essere al mio posto, ovvero separare la preziosa bustina dal contenuto, ovvero questo stupendo Commodore 128 New Old Stock. E allora lo faccio io per voi.
Vi giuro che l'emozione c'è sempre quando tu trovi un oggetto di questo tipo. Cioè, la bustina è, come vedete, è nuova. Questo è il 50% del valore di questa macchina. Guardate solo le splendide condizioni. C'è una cosa che voglio dire su questo Commodore 128. Prima di cominciare a farvelo vedere nei dettagli, perché qui bisogna fare un teaser assolutamente da urlo. La maggior parte dei 128 che noi troviamo, sempre, hanno il sigillo di garanzia. Questo non ha il sigillo di garanzia. Perché? Perché questo Commodore 128 non è passato da Commodore, ma è passato direttamente a chi l'ha ricevuto in dono. Quindi chi ha preso questa macchina ha inviato questo 128 a chi doveva andare, quindi all'utente alla quale è stato regalato, al cliente, all'amico, eccetera, non passando da Commodore. E quindi il sigillo di garanzia non è stato a posto. Ecco perché il tagliando di garanzia non presenta nessuna data di acquisto, perché di fatto non è mai passato in mano a Commodore e non è stato a posto il sigillo di garanzia. Ma andiamo avanti a vederlo da vicino. Madonna, legnata ha preso. Ma mi ha da sé che sto 128. Porca troia, mi è spettacolare. Eccolo qui nel dettaglio. La scritta Commodore 128 ha ancora la velina da togliere sul proprio logo. Cioè, questa non verrà mai rimossa, ovviamente. Vi faccio vedere in trasparenza il metallo che si vede dalla componentistica. Oddio, questa lì è roba da seghe. Si vede la componentistica al suo interno, che è qualcosa di fenomenale. Veniamo alla tastiera. Mamma mia, guardate, non c'è un capello di polvere, non c'è niente. Cioè, è nuova, praticamente nuova. Guardate che spettacolo. Cioè, le plastiche, la maggior parte sono sempre ingiallite. Invece questo 128, come si dice in Toscana, ha tenuto botta. Lateralmente trovavamo le due porte joystick, il tasto reset, il tasto di accensione, on, off, un po' duro, e vedi, non accende le macchine. Questo è un po' duro, speriamo funzioni. L'ingresso per l'alimentazione. Sul retro troviamo la porta cartucce, la porta dataset, l'ingresso per la porta seriale, video. Questo era LH, era per lo switch per i canali, nel caso la presa, questa qua, dell'uscita dell'antenna Antona, aveva il modulatore americano, c'era per il canale 1, 3, eccetera, eccetera. L'RGB, ragazzi, è una cosa importantissima, perché è la prima volta che troviamo una cosa di questo tipo su una macchina a 8 bit. Ma poi, madonna, ma guarda come brilla, è una roba eccezionale. E poi l'altra classica user port per collegarci, che ne so, un modem, una stampante e qualsiasi altra cosa. Guardate, cioè, io vi posso garantire, non ho pulito per niente la macchina. Guardate i dettagli. I dettagli, come, madonna, la plastica. Dio mio, cioè, qui è una roba da... Cioè, vederla brillare così. Che qui poi, generalmente, qui davanti sono tutte consumate, no? Perché ci appoggiavi le mani per premere, per digitare. Guardate la plastica. Oh, Dio mio. Cioè, queste sono le cose che a noi collezionisti ci fanno impazzire. Mamma mia, quanto è bello sto Commodore 128. Mamma mia, com'è bello questo 128. C'è odore di anni 80 all'interno. Comunque, non vi ho fatto vedere il seriale. Eccolo, ti è. Quindi, come avete visto, non c'era solo il 128, ma c'era anche
Ma perché mi tocca sta gobbo così che c'è la ripresa tutta bassa? Quindi, come avete visto, all'inizio video non c'era solamente il 128, ma l'offerta comprendeva, caro signore, anche lo stupendo dataset, eccolo qua, il registratore dove potete proporre i programmi registrati da internet, e i joystick, vediamoli perché meritano questi due oggettini via. Joystick che poi è molto singolare. Bene, vediamoli da vicino. Abbiamo un dataset, quindi un Slimline Computer Data Corder. Non era di per cazzo. Abbiamo uno stupendo Slimline Computer Data Corder 2064 compatibile. Quindi qui abbiamo il modello SM3020. Tengo a precisare che erano uguali per tutti i modelli, Quindi in questo caso distribuito dalla GBC, ma lo potevate trovare della Trevi, Phonemark, esiste di un mucchio di marche. Vediamolo bene dall'interno. Perché anche questo è nuovo, Anche questo qua, eccolo qua. Guarda lì. O trovalo un dataset così nuovo. O trovalo un dataset così nuovo. Con tutti i pieghevoli. Guarda, certificato di garanzia. Non lo trovo mai un certificato di garanzia di un dataset di terze parti, Guarda lì. 6 anni di garanzia. Ancora da compilare, quindi non c'è data acquisto. Questo fa parte dello stesso lotto. Le istruzioni, un altro pieghevolino dove ti dice: please note that the socket marked azimuth is a connection to VTVM and azimuth adjustment purpose only. Do not connect this socket to any terminal of your computer. Quindi ti dice di non attaccare altre cose. Ecco. Questo è un modello SM3020 modello C682, quindi già l'incoerenza. E qui abbiamo tutte le istruzioni, ti dice come collegarlo, ti dice per registrare, ti dice le testine, guarda, ti spiega capstan, pinch roller. Ma voi, questa roba lì non si trovava su questi manualini qua, la testina di registrazione e la di lettura e registrazione. E questa è la testina di cancellare. Printed in Hong Kong, perché prima la Cina non si chiamava in Cina, si chiamava Hong Kong. Ah, vediamolo, è incastrato anche questa, la bustina originale. Oddio, questo è nuovo. Madonna, ma è bello, Cristo, guarda come riflette, guarda i riflessi. È nuovo, io farei vedere come appena comprato. Questo non l'ho azzerato io, è già sullo zero. Nuovo, il cavo, ma intelligenti. Nella bustina, l'unica parte uscita fuori ha creato la bruciatura. Vedi? Questo era appoggiato qua. Mai lasciare le periferiche con il cablaggio che tocca nella plastica perché crea seri danni. Ecco, bello Dio Cristo, guarda va. Guardavi che è nuovo. Vi insegno una piccola cosa su questo dataset. Qui vedrete che c'è una... vi dice mettere le pile. Se noi andiamo ad aprire questo sportellino... Allora speriamo mi si rompa. È murato! Cazzo! Vedete, qui c'è un simbolo con tutte le pile. Ora lo andiamo ad aprire un attimino, vediamo un po'. No! Madonna, è incastrato. Madonna, buona e fava, accidenti, mi tocca prendere il cacciavite. E ora ve lo dico perché. Intanto proviamo ad aprirlo. Madonna, ma è duro. Niente, non sape, ci vuole il cacciavite. Vaffanculo, vai. Ora sperando di non fare danni. Non ciccio. Non lo voglio incicciare. Eccolo. Oh. Non c'è niente. Nessuna piattina per le batterie. Benché ci sia la predisposizione. Perché? Perché questo tipo di dataset
veniva praticamente usato su altre piattaforme che magari non prevedevano l'alimentazione dal cavo e quindi tramite batterie. Cosa altra interessante è questo discorso del monitor off-on, perché qui sotto abbiamo un altoparlantino, che è qua, che non è un altoparlantino, è una piattina, dove potevate ascoltare la cassetta. Quindi se mettete anche una musica, sentite fare una piattina di così, perché tu poi azimut, qui ci mettevi le cuffie nel caso, tu regolavi l'azimut e tu sentivi se la cassetta era ben centrata. Allora, nel metterlo a posto nel ripollo, mi sono accorto di questa cosa. Qui abbiamo un preformato dove poteva esserci presente una cassettina dimostrativa, che di solito veniva comunque inclusa, di solito, non sempre, perché comunque sono tutti preformati già belli e pronti e predisposti per altre tipologie di macchine. Questo appunto a dimostrazione che questo tipo di datasette poteva essere benissimo adattato per qualunque altro sistema, magari, che ne so, altri computer che prevedevano appunto l'alimentazione a batterie o qualcosa di simile. E veniamo a questo joystick molto strambo, con questa scatola in stile che ricorda un po', queste righe sempre hanno avuto la predominanza, no, sulle scatole, riga più grande a più piccola, un po' a imitare lo stile Commodore, ma è una roba, io questo qui, cioè, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Ma cos'è? Allora abbiamo un tasto Fire frontale, un altro tasto Fire qui, e questa è la leva della Fiat Panda o della 128. No, la 128 no. E attacco il classico 9 pin e questo joystick qui assurdo, che bene o male è ganzo, però, perché comunque sì, anche se è un po' scomodo, però una bella duttilità, ecco, beh, mi piace, prima, seconda, terza, quarta, quinta, va bene, perfetto, ci sta. Siamo giunti al momento della prova, quindi io qui ho allestito il bellissimo Commodore 128, l'alimentatore è il suo, l'ho un po' raggruppato per conservare i preziosi cimeli che sono le fascette reggicavo originali Commodore, e noi ora proviamo ad accenderlo. Bisogna provare ad accenderlo. Unica cosa che magari ci sarebbe un po' da rivedere è l'interruttore d'accensione, perché purtroppo, essendo stata ferma e essendo sempre stato in posizione off e mai utilizzato, le cose ferme si rompono. Vediamo, proviamo insieme a voi. Eccolo, eccolo, e va, e va, va, va. Quindi vediamo un po'. Go 64. Are you sure? Yes. Commodore 64. Funziona. Però quel tastino va sistemato, perché basta sfiorarlo la macchina si spegge. Guarda, ho appena toccato e non è che mi faccia bene tutto questo pom 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 pom. Magari con un po', vedi, guarda, visto, io l'ho acceso, fa sempre un po' di pom pom, ci vuole un po' di WD-40. Ora vediamo un po', meglio va, non è proprio il top. Riproviamo. Guardate, per farlo incastrare qui dentro e mi sfa ste fascette, che casino di vicini mi tocca fa.
un po'. E magari se lo attaccassi. Madonna, si è staccata la spina. Affanculo. Ecco. Oh, ma me... ma come lo tocchi un po'. Vedi, come lo tocchi un po'. Ora vedi, è che l'ho acceso troppo alla svelta. Aspettiamo un attimino. Che fava sto tasto di merda. Ecco, a posto. Il tastino deve essere un attimino rivisto e corretto, ma lo possiamo aprire perché non c'è il sigillo di garanzia, ma non lo farò in questo caso. La meglio sarebbe sostituirlo. Però mi dispiace, non lo voglio rovinare, è così bello. Va bene, allora passiamo ai saluti finali. Avete visto quindi che bello questo Commodore 128? Tutto questo è stato frutto veramente di una grande fortuna e ancora ringrazio il buon Lorenzo che mi ha potuto permettere di avere in collezione questo stupendo esemplare di Commodore 128 New Old Stock, completo di tutti i suoi bei accessorietti che ci piacevano tanto e quindi che dirvi. Vi lascio al video di auguri, perché dopo questo video, essendo video natalizio, ci deve essere tutti gli auguri di tutte le persone con la quale bene o male ho avuto a che fare quest'anno. Quindi con molto piacere vi introduco al video di auguri. Ma vi ricordo una cosa, perché sicuramente me lo chiederete: questo Commodore 128 me lo vendi? No! E chi sono io? Babbo Natale? No, basta con la 128, basta! Salve a tutti, un augurio di buon Natale e di buone feste da parte mia, Maurizio Pistelli di Ukemu. A tutti quelli del canale che ci seguono su Luke 74 Channel, a Luke, a tutti quelli che ci hanno dato una mano in questo lungo 2023, Roby Manu, tutti quanti, non voglio nominarvi tutti, non vi ricorderei, ma è un'età, ma quindi da parte mia davvero dei sentiti auguri di Buon Natale, spero di vedervi presto, spero di tornare in live con voi al più presto, quindi ancora rinnovo le auguri a voi, di buone feste, di buon anno, di buon Natale, tutto il bene che ci può essere, di un ottimo 2024. Ciao, grazie a tutti, auguri ancora. Cucù! Ciao, sono Nicola Guidi. Buon Natale a Luke74 e al suo strepitoso canale e a tutti gli iscritti. Io mi rinascondo. Buon Natale! Faccio la barba. Sì. Buon Natale e buone feste dal canale di Vito Pulpito, che tra l'altro sarei io. Mi raccomando, divertitevi con amici e parenti e tra un pranzo e una cena abbondante non vi dimenticate neanche di guardare qualche video su YouTube. Stata va buena. Ah, visto che vi trovo, vi faccio anche gli auguri di buon anno. Carino l'orecchino, vero? Mike, guarda, qui mi è arrivato un messaggio da Luca Cusani, E bisogna fare l'auguri al Luke 74 Channel, perché guarda, è una cosa. Ah, io non già, so, già. Faccio già quel periodo sentire, lì. Sentire, guarda, senti un po'. Vai. Simone, attendo il tuo video di Natale, porca di una maiala, forza! Dai. Hai capito? Dammi il telefono. Ok. Capito com'è? Ammazza, no. Si trigger. Allora è già venuto il momento, quel momento lì che io amo tanto. È il momento delle feste di Natale, il momento di fare gli auguri al canale di Luca Cusani, Luke 74 Channel, anche perché sennò ci manda delle macumbe. Vero. Poi hai visto mai con tutti quei follower è un casino. È un casino. Allora, dunque, da Mike Arcade
e da Lomone di Atari Tech Podcast auguriamo un felice Natale a tutta la community di Luke 74 Channel. E magari se qualcuno ci scappa che si iscrive anche al nostro canale, siamo tutti più contenti, è vero? Vintage People su YouTube, cliccate. Luca, noi gli auguri te li abbiamo fatti, niente macumbe, non sgocciolare. Niente macumbe. Saluto Baisonico. Due pollici. La mano del Grinch. Auguri a tutti. Buon Natale. Amiche e amici di Computer Nostalgia 8090, benvenuti. Ah no, scusate, ma dove siamo qua? No, ma non siamo su Computer Nostalgia 8090. Ma dove siamo? Ah, ecco dove siamo! Siamo sul canale YouTube del nostro amico Luca Cusani. E allora quale migliore occasione per augurare a te Luca e a tutti gli amici di Luke 74 Channel tantissimi auguri di buone feste da parte di tutto lo staff di Computer Nostalgia 8090. Buone feste! Cari amici di Luke 74, tantissimi auguri, buone feste da noi di Retrofixer. Tanti auguri amici di Luke 74, ciao ragazzi. Ciao a tutti, buone feste. Tanti auguri. Ragazzi, se non fate la barba non è Natale. Ciao a tutti, per chi non mi conoscesse io sono Manuel del canale YouTube 8bit, sono qui per augurarvi un fantastico Natale e anche una buona fine di questo 2023, ma mettiamoci anche un buon principio, dai! Ciao! Merry Christmas to Luke 74 Channel! Continuiamo a crescere? Since my game is having ended. Ciao Luca! Ciao Luca, ciao ragazzi, vi auguro un buon Natale e un felice anno nuovo. E che dire, ora vado in casa perché qua fa caldo. O meglio in piscina. Ciao a tutti gli amici di Luke 74 Channel da parte di Valoroso IT. Se vi piacciono i computer vintage, mi raccomando, passate un buon Natale, delle buone feste e un buon anno nuovo. Se non vi piacciono i computer vintage... Ciao a tutti, cari amici di Luke 74 Channel, tanti auguri di buone feste e buon anno da Carlo Sant'Agostino e da tutto il canale di Archeologia Informatica. E mi raccomando, quest'anno state attenti a non esagerare col mangiare, soprattutto non esagerate con i dolci che fanno molto male. Quindi ancora rinnovo gli auguri di buone feste e buon Natale e mi raccomando, state attenti. Ciao a tutti, buon anno! Ciao ragazzi, sono la Kika, volevo augurarvi buon Natale e un stupendo anno nuovo. Ci rivediamo l'anno prossimo in giro per i vari canali per parlare di videogiochi e anche di altro. Intanto io vi auguro buone feste, un bacione e all'anno prossimo. Ciao ciao! Ciao a tutti e auguri di buone feste e buon anno nuovo a tutti quanti da Eleonora Sayaka. Clonata! Buone feste a tutti e soprattutto a te caro Luca e a tutti gli iscritti al tuo canale. Un abbraccio, buone feste, buon Natale e un felice anno nuovo a tutti. Ciao! A bischero! Auguri di buon Natale a Luke 74 Channel, a tutti i suoi utenti e un felice anno nuovo pieno di mestizia! Ciao Luca, buon Natale a tutti gli ascoltatori.
Allora. Magari facciamo così, dico buonasera a Peter Pini, tu realizza Fabrizio e poi tu dici a fare gli auguri. Ok. Buonasera a tutti da Pit Art Miniatures, io sono Elisa. Io sono Fabrizio. Volevamo fare un sincero... Volevamo fare i nostri migliori auguri. Volevamo fare i nostri migliori auguri a Luke74 Channel e a tutti i suoi follower. Quindi buon Natale, buon anno. Buon anno, buona Befana, buon compleanno di zia Peppina e fino a tutto l'anno che verrà. Quindi un abbraccio Luca, auguri. Ciao. Sapete ragazzi qual è il bello del Natale? È portare il cappello da Babbo Natale che ti nasconde che i capelli non ci sono più, ma anche se i capelli non ci sono più, le passioni ci sono sempre. E quindi auguro un buon Natale, uno splendido 2024 dedicandoci alle nostre passioni, a te Luca, giustamente, a tutta la tua splendida community. Ciao amici di Luke74 Channel, volevo farvi i miei migliori auguri di buone feste e di uno strepitoso 2024. Mi raccomando, fate i bravi! Ciao amici di Luke74 Channel, auguri di buon Natale e un magnifico anno nuovo e mi raccomando, restate sani! Ciao Luca, un buon Natale e un buon Natale anche a tutti coloro che seguono Luke74 Channel. Ciao, buon Natale! Io ho comprato la Nintendo Switch originale al Day One insieme a Zelda Breath of the Wild. Grazie del vostro aiuto, della vostra calore, della vostra passione che trasmettete in questo aiuto di Osa, aiuto della Mifava. Ragazzi, grazie per avermi seguito fino a qui. Se avete seguito il video fino in fondo, scrivetemelo nei commenti. Ho seguito il video fino in fondo. Scherzi a parte, vi faccio tanti carissimi auguri di buon Natale, buon fine e buon inizio anno nuovo. Sperando che questo nuovo anno ci porti magari tanti Commodore belli come questi. Mettete un like e iscrivetevi al canale. Mi raccomando, ciao ragazzi, a presto!